Bentrovati con una nuova edizione del TG di TRM H24. Apriamo subito con una notizia di cronaca. A Gallipoli, in provincia di Lecce, una donna di 42 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione al terzo piano da un'altezza di circa 10 metri in un residence in Corso Italia. Le sue condizioni sono molto gravi. La donna è stata trasferita all'ospedale Panico di Tricase. Sull'accaduto indagano gli agenti del locale commissariato di polizia. La donna, secondo quanto ricostruito in base alle testimonianze del marito e del figlio che erano in casa, era appoggiata al parapetto della balconata realizzata in pietra leccese. Intanto, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, è stato interdetto l'utilizzo di tutti i balconi del condominio in attesa di un'accurata verifica. Il comune sta provvedendo a notificare il divieto all'amministratore del palazzo. E cambiamo argomento, sindacati metalmeccanici sul piede di guerra anche in Puglia e Basilicata per lo sciopero nazionale. Da Acciaierie d'Italia alla Dema, dalla Bosch a Stellantis, troppe vertenze aperte. Il governo decida che futuro intraprendere. Sentiamo. Braccia incrociate per migliaia di lavoratori metalmeccanici delle regioni del centro-sud dopo lo sciopero del 7 luglio nel nord Italia. 4 ore di stop per chiedere rilancio industriale, centralità del lavoro, investimenti per la transizione ecologica, insomma scelte politiche concrete. Troppe vertenze aperte in Puglia e Basilicata per settori definiti strategici, a partire da quello siderurgico, ma non solo. Per il territorio Taranto-Brindisi è stato scelto uno stabilimento simbolo, che è quello di Dema, che per il suo piano concordatario vede oggi messo a rischio il sito brindisino e 150 famiglie che operano all'interno. Non ultima assolutamente, ma ormai sempre agli onori della cronaca, in questo territorio insiste anche la vertenza di Acciaierie d'Italia, la ex Ilva, che appunto con i vari governi che si è susseguita non ha mai visto una scelta politica concreta. Nella tarda serata di giovedì siamo venuti a conoscenza di quello che è il piano industriale allegato dal gruppo Dema alla proposta concordataria. Si evince chiaramente che è prevista la chiusura dello stabilimento Dema alla fine del primo semestre del 2024, con il conseguente licenziamento di 65 unità, oltre a un destino che al momento ci pare poco chiaro, che riguarda la TAR. Oggi è uno sciopero di avvertimento. Noi scioperiamo oggi le ultime 4 ore perché non approviamo la politica del governo, che è praticamente assente. Sciopero anche in Basilicata con lo stop di 4 ore per 3 turni dei lavoratori di Stellantis e dell'Indotto e con i presidi davanti alla regione nell'area industriale di San Nicola di Melfi all'ingresso B dell'ex FCA. In Basilicata siamo i più colpiti perché nel paradigma del petrolio e dell'automotive siamo una di quelle regioni che rischia di scomparire dal punto di vista industriale. Pertanto oggi Finfiammuilm mettono al centro una sola richiesta: di occuparsi del lavoro e dei lavoratori. Duplice protesta per i lavori di ristrutturazione dello storico complesso Santa Chiara a Foggia. Sul piede di guerra le famiglie sfrattate dal comune che occupano gli alloggi e protestano anche i genitori degli alunni che frequentano la scuola perché saranno costretti a recarsi fuori quartiere. Vediamo. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dello storico complesso di Santa Chiara nel cuore di Foggia, ma non senza polemiche. Protestano i genitori della scuola ospitata nel plesso perché sino alla fine dei lavori saranno costretti ad accompagnare i figli altrove e protestano le famiglie di via Catalano che occupano gli alloggi comunali che dovranno sgombrare. Fu presentato un ricorso avverso dei provvedimenti di rilascio, quindi avviso di sloggio in sostanza, che furono impugnati davanti al tribunale ordinario. E in quell'occasione il giudice non concesse la sospensione dell'esecuzione. Si sono portati dinanzi a queste abitazioni chiedendo l'immediato rilascio, impugnando quindi o eccepito il difetto del titolo. In sostanza loro, invece, il Comune di Foggia ritiene che il titolo sia comunque l'atto di avviso fatto 3 anni fa, invece no, è un atto perendo. Sono 2 interventi strutturali diversi. Una parte di Santa Chiara sarà ampliata e ristrutturata per potenziare la sua funzionalità di incubatore e proposta culturale attraverso il progetto Puglia Felix. Altri lavori interesseranno la scuola e qui dirigenti e genitori non ci stanno, tanto da disertare il primo incontro in comune. Le lamentele comunque sono state importanti e questo ha spinto la dirigente a in qualche modo a disertare la prima riunione, che era una riunione operativa.
e quindi a chiedere con forza un tavolo per poter rimettere in gioco quelle che sembravano decisioni già prese e provare in qualche modo a evitare la dispersione della comunità scolastica, che comunque è una scuola di prossimità e quindi come tale ha a che fare con alunni e anche con famiglie che magari hanno figli in più ordini di scuola, e avrebbe generato delle problematiche importanti. E ci spostiamo in Basilicata. Il commissario straordinario nazionale alla peste suina africana, Vincenzo Caputo, ha partecipato a Potenza a un tavolo di confronto per la valutazione delle attività di monitoraggio di due casi registrati. La sala in guscio del Palazzo della Regione Basilicata a Potenza ha ospitato un confronto tra dirigenti regionali, l'assessore all'ambiente Cosimo Latronico e rappresentanti dei parchi lucani con il commissario straordinario nazionale alla peste suina africana, Vincenzo Caputo. Diverse le tematiche trattate durante il dibattito, tra le soluzioni previste, che sono oggetto di un'ordinanza predisposta da Caputo pubblicata nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, il commissario ha annunciato una serie di azioni coordinate tra Stato, Regioni ed enti pubblici da applicare nelle aree dove la presenza dei cinghiali è maggiormente insistente. Tra queste, ha sottolineato, sono previste azioni di cattura e diradamento con selezione, controllo e pratiche venatorie, ma soprattutto la creazione di un gruppo operativo territoriale a cui capo sarebbe preferibile nominare un sanitario con la funzione pubblica di bioregolatore, utilizzando inoltre tutte le professionalità del territorio, compresi i 600.000 cacciatori. Dunque azioni sinergiche e condivise. Proprio su questo punto Caputo ha evidenziato come la scelta della Regione Basilicata di mettere insieme i tre dipartimenti maggiormente interessati dalla tematica, ovvero quello dell'ambiente, della salute e dell'agricoltura, vadano verso questa soluzione. Oggi il nuovo decreto legge voluto dal governo italiano ci impone di porre in essere delle strategie per il diradamento e il contenimento della specie cinghiale, che ha un ruolo estremamente importante nella diffusione della malattia, il tutto per salvaguardare l'ambiente e soprattutto il comparto suinicolo, che in tantissime regioni italiane rappresenta una vera eccellenza e che incide anche sul PIL nazionale. La regione sta lavorando, ha fatto nei mesi scorsi un piano che precedeva, diciamo, la peste suina cosiddetta, la è lambita la regione grazie al cielo fino ad oggi, ma non possiamo cullarci. Il senso di questa riunione è proprio quello di chiamare anche in soccorso il commissario nazionale su questa materia, per utilizzare anche tutti i suoi strumenti di sostegno tecnico e anche di sostegno operativo. Ancora a sanità, ci spostiamo in Puglia. Serviranno altri 84 milioni e mezzo per attivare il nuovo ospedale di Monopoli Fasano a cavallo tra le province di Bari e Brindisi. È quanto è emerso oggi durante le audizioni in prima commissione del Consiglio regionale pugliese. In commissione è stata ascoltata la dirigente Concetta Ladalardo per conto del Dipartimento Salute, che ha sottolineato che per il completamento dell'opera dovranno essere reperiti 84,5 milioni di euro necessari per l'acquisto di macchinari e attrezzature varie. Queste risorse faranno parte del nuovo accordo stralcio della delibera CIPE, che comprende 16 interventi per un finanziamento di oltre 205 milioni di euro, di cui 195 milioni messi a disposizione dal Ministero e 10 milioni come quota parte che la Regione metterà in bilancio. Ed è stata pubblicata la classifica di gradimento dei governatori e sindaci italiani dal Sole 24 Ore. Bene per il lucano Vito Bardi, trend in calo invece per Michele Emiliano. Sul podio dei sindaci più amati c'è De Caro. Sentiamo. Resi noti i dati della nuova edizione del Governance Poll, realizzato per il 19° anno consecutivo dall'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Il governatore lucano Vito Bardi si piazza al 12° posto della graduatoria e rispetto al giorno delle elezioni guadagna un più 5,3%. Si riconosce il cambio di passo dell'ultimo anno, ma soprattutto la grande responsabilità che abbiamo, io in primis, nei confronti dei lucani. Il lavoro è appena all'inizio, c'è tanto da fare e nessuno vuole tornare indietro, il commento di Bardi. Trend in calo invece per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che scende al 16° posto della classifica con il 43% dei consensi ed un meno 3,8% rispetto al giorno delle elezioni e meno 3% rispetto alla classifica del 2022. Nella classifica dei presidenti di regione più amati, in cima spicca il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che sorpassa il veneto Luca Zaia, detentore del primato da 12 anni. Per quanto riguarda i sindaci più amati d'Italia, in vetta alla classifica c'è il primo cittadino
governo di Milano, Beppe Sala, con il 65% dei consensi. Terzo, il presidente dell'ANCI e sindaco di Bari, Antonio De Caro, sorpassato dal primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. Mi fa piacere, anche se, come ho detto più volte, la classifica vera la misuro su strada, perché un sindaco, un amministratore locale poi misura il consenso ogni giorno sulla base delle decisioni che prende la mattina dopo, da come ti incontrano i cittadini, da come si comportano i cittadini col sindaco, ti rendi conto se stai amministrando bene o meno. Al 41esimo posto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che mantiene una percentuale di consensi del 54,5%. Segue il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, al 42esimo posto. Scende in basso nella classifica del governance poll il primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi, che si posiziona al 67esimo posto, facendo registrare un meno 17,5% rispetto allo scorso anno. Nelle ultime due posizioni, all'86esimo posto, il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, mentre all'87esimo c'è il sindaco di Potenza, Mario Guarente. Ed è stata presentata a Matera l'iniziativa itinerante organizzata dalla Philcamps nazionale, che prevede una serie di tappe su tutto il territorio italiano ed ha lo scopo di informare le lavoratrici e i lavoratori stagionali sui loro diritti. La campagna è una campagna promossa dalla Philcamps nazionale insieme alla CGIL e alla rete degli studenti medi. Stiamo ipotizzando una serie di tappe per tutto il territorio provinciale e regionale per accendere i riflettori sulle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici del settore del turismo. Condizioni che non sono esattamente coincidenti con la narrazione che si sta facendo in questi giorni rispetto alla impossibilità di trovare personale nel settore. Ecco, a livello operativo come vi state muovendo? Faremo una serie di eventi in tutta la provincia per chiedere appunto una riforma del settore turistico, del modo in cui lo Stato si approccia al turismo. Il 13 luglio alle 17:30 saremo al Boschetto, al Parco Giovanni Paolo II, per preparare il materiale per il flash mob che faremo il 15 luglio alle 19 in piazza Vittorio Veneto. Crede che troverete sponda a livello governativo su queste tematiche? A livello governativo per ora purtroppo, nonostante a livello nazionale i sindacati vengono convocati, però poi di fatto non si riesce a trovare appunto ascolto, e questo ci costringe ancora a continuare un'azione di mobilitazione che già la CGIL più volte quest'anno ha intrapreso e che continuerà quindi anche subito dopo l'estate, fino anche, perché no, ad arrivare a forme più forti, perché ovviamente di mobilitazione più forte non si esclude neanche lo sciopero generale. Professionisti al servizio della pace nei paesi del Mediterraneo sono stati consegnati a Martina Franca i premi di Euromed International. Si chiama Euromed International USJ Malta ed è il premio destinato a chi si è distinto per l'impegno a favore del dialogo tra i paesi del Mediterraneo. Cerimonia di chiusura della prima edizione a Martina Franca al Palazzo Ducale. Presenti le istituzioni locali, a partire dal sindaco Gianfranco Palmisano, ad istituire il premio il Gran Priorato di Puglia del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta USJ, in collaborazione con BA624. E con il patrocinio del comune. I premiati, è stato annunciato, faranno parte di un costituendo osservatorio per il Mediterraneo, un organismo che organizzerà eventi per la promozione, da un lato, della tutela dei diritti dei cittadini, dall'altro per lo sviluppo delle imprese che creano ricchezza. Premio Euromed International 2023 USJ Malta nasce per mettere insieme le imprese, i popoli e quindi creare un ponte per realizzare un laboratorio attraverso un osservatorio che questa sera viene creato appunto con tutti i premiati, perché questo osservatorio, composto dal mondo delle imprese, dal mondo delle università, dal mondo del legale, dal mondo di chi opera ogni giorno all'interno dei territori dell'Euro Mediterraneo, possano praticamente iniziare a dare i giusti contenuti a iniziative che possono produrre non solo un dialogo tra i popoli, ma anche un dialogo tra le imprese del Mediterraneo per crescere sempre di più. Presentata a Taranto l'opera Cristo dalla polvere dell'artista Paolo Troilo. Vediamo di che si tratta.
L'opera si chiama Cristo dalla polvere. È stata realizzata dall'artista internazionale Paolo Troilo e finanziata da Augusto Sebastio, entrambi di origini tarantine. Proprio per questo hanno voluto donarla alla città ed in particolare ad un quartiere con mille criticità come il Tamburi. Ad accogliere l'opera la chiesa di San Francesco de Gironimo. Ho quest'opera che si chiama Cristo dalla polvere, che è un'opera la più grande che abbia mai dipinto. Sono 10 metri per 3. Dipinta con le dita, che è la tecnica che io, per la quale io vengo riconosciuto al mondo come unico interprete. Questo è il contrario del Calvario, questa è la traduzione della fine di un Calvario, perché la particolarità di questo dipinto non si manifesta nell'insieme ma in un particolare, che è le mani. Credo che sia la prima volta in cui un Cristo viene dipinto con i chiodi sulle mani e non nelle mani. Non ci sono ferite, Cristo ha i chiodi in mano perché i chiodi tornano a essere uno strumento da carpentiere. Cioè i chiodi servono a costruire, non servono ad ammazzare. Che questo è il momento della rinascita della nostra città. E quindi è finito il momento di pensare alle ferite, ma di pensare a quello che ci ha ferito come strumento per andare avanti. Soddisfazione del parroco della chiesa di San Francesco de Gironimo, Don Nino Borsci, ma anche del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Consegnare un'opera di questo tipo al quartiere Tamburi significa dargli una speranza, fargli vedere che si può risorgere, insomma, da quelle polveri, che questa città sta facendo un cammino. Quindi devo dire grazie a Paolo anche per l'intuizione di aver sposato questa direttrice di sviluppo della comunità, non un'opera, come dire, ripiegata sul passato, ma un'opera che vuole in qualche maniera traguardare il futuro anche del quartiere Tamburi. A Bari la sesta edizione della Festa del Mare, in programma dall'11 luglio al 9 settembre, con numerosi appuntamenti culturali. Torna a Bari la Festa del Mare con la sua sesta edizione, che porterà nel capoluogo pugliese numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale della musica. Locus Festival, Bari in Jazz, Premio Nino Rota e Bari Piano Festival dall'11 luglio al 9 settembre. Quattro grandi appuntamenti per conoscere tutte le bellezze e gli angoli nascosti di Bari. Anche quest'anno la Festa del Mare, in collaborazione con la Regione, riscopriamo luoghi che magari fino a qualche tempo fa erano sconosciuti lungo la costa della nostra città, grazie ad artisti internazionali e alle attività degli operatori locali. Sono tante le iniziative in città quest'anno, le due Bari, la Festa del Mare, ci sono tanti concerti, credo sia una fase molto positiva anche sotto il profilo della cultura, degli spettacoli, dell'arte all'interno del capoluogo di regione e in tutta la nostra regione, su tutto il territorio. C'è molto fermento e questo ci permette anche di farci conoscere alle tantissime persone che vengono da più parti del mondo e ci vengono a visitare. È evidente che l'attrattività della nostra regione, delle nostre città, in questo caso di Bari, città capoluogo, è anche direttamente proporzionale alla capacità che le città stanno avendo di promuovere cultura con una programmazione sempre più ricca. Questa di oggi è una giornata importante per la presentazione di un calendario che davvero permetterà alla città di Bari di essere ancora, qualora non lo fosse più attrattiva, di mostrare sprazzi di città e angoli ancora non conosciuti e ancora da valorizzare. La musica, lo scorso 30 giugno è uscito Dormo Male del cantautore pugliese Meschino, prodotto da Rui Paci. Ascoltiamo cosa ha raccontato ai nostri microfoni. Se mi sento da Dio, conto le ore prima del nostro addio. E se ci salutiamo è tra le braccia di Orfeo, morti di un bacio siamo giù. Lo scorso 30 giugno è uscito il tuo album d'esordio Dormo Male, presentato in anteprima al Medimex di Taranto. Che emozione hai provato e com'è stato esibirsi in un contesto così importante? No, è stato stupendo perché, diciamo, ho inaugurato per l'appunto questo, diciamo, momento iniziale della mia carriera. L'ho fatto poi insieme a musicisti e amici che mi hanno accompagnato sul palco, quindi con una full band di 6 elementi. E per me è stato stupendo perché, diciamo, dopo tanto tempo che lavori a un disco, dopo due... Ormai queste canzoni hanno più di un anno e mezzo... diciamo, ti senti liberato e al settimo cielo, chiaramente. Io sono al liceo.
Il tuo album è stato prodotto da Roy Paci. Come è avvenuto il vostro incontro? Grazie al mio agente Elvis, dovevamo trovare chiaramente un'etichetta che potesse aiutarci per partecipare al bando di Puglia Sound, e mandando il disco quella tra le varie risposte positive c'è stata anche quella di Roy, ed è stato bellissimo, perché poi quando ti interfacci con un professionista del settore cerchi anche di metterti in discussione. Perché hai scelto il brano Romeo per presentare il tuo disco? Romeo è un po' particolare perché è stata l'ultima canzone che ho scritto, diciamo, tra tutte quelle che sono state messe nel disco, e non doveva nemmeno esserci in realtà nel CD. Solo che, diciamo, essendo la prima canzone veramente felice, spensierata, propositiva che ho scritto, volevo che ci fosse nel CD, perché il CD, insomma, si capisce dal titolo, Dormo Male, è abbastanza tormentato. Volevo una canzone che in realtà riflettesse il mio stato d'animo, insomma, nell'ultimo periodo. Perché meschino? Meschino, vabbè, parte il gioco di parole sul fatto che mi chiamo Giorgio Schino, e anche perché, diciamo, non ho la fama di essere simpaticissimo, quindi, diciamo, con le mie canzoni voglio dimostrare il contrario, ossia che in realtà sono un romanticone, sono uno super sensibile, super alla mano soprattutto, quindi è più una contraddizione. Mi sento da Dio. Ottavario della Bruna Matera, ieri per la prima volta la processione tra i sassi di Matera. Al momento ha chiuso le celebrazioni in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Il bilancio, come ho detto più volte, per noi organizzatori, per l'associazione e per la maggior parte dei materani è positivo. È positivo perché abbiamo ottenuto delle autorizzazioni che in passato erano state un po' rallentate. Mi riferisco ai fuochi su Murgia Timone, perché la vinca è stata fatta per ben due volte. Alla fine chi ha autorizzato l'ha fatto in piena libertà, perché sono state date dei dati che andavano a far concedere in maniera positiva l'autorizzazione. Oggi non si potranno fare, ma perché? C'erano delle prescrizioni, quindi qualcuno grida allo scandalo, però le norme, le prescrizioni sono legge, vanno rispettate, e noi rispettiamo l'ambiente e rispettiamo coloro che hanno firmato l'autorizzazione. Voglio ricordare che sabato prossimo ci saranno dei fuochi fatti dietro la fabbrica del carro. Un bilancio dal punto di vista religioso e spirituale molto positivo, al netto anche di quelle situazioni che fanno parte della festa della Bruna rispetto a piccoli o grandi polemiche, piccoli o grandi problematiche. Noi siamo devoti della Madonna della Bruna e dal 20 di giugno ad oggi questo luogo, questa cattedrale che è la Casa di Maria, ha accolto centinaia, migliaia di fedeli che si sono recati a casa, alla casa della mamma, per accogliere lei e per donare a lei il proprio cuore, i propri pensieri, le proprie intenzioni. Le cose umane possono essere perfettibili. Le cose concrete si possono organizzare in un modo piuttosto che un altro, non tutto si può fare, a volte alcune cose bisogna anche saper rinunciare, ma ciò che resta, ciò che è una certezza, ciò che è una consapevolezza piena, Maria, la nostra Madonna della Bruna, lei c'è e ci accoglie tutti indistintamente. E c'è il sostegno del Consiglio Comunale di Matera alla candidatura dei cammini al Sacro Monte di Viggiano a patrimonio dell'UNESCO. Sentiamo. È passata a Matera, nell'ambito di un consiglio comunale monotematico, la mozione con cui la città dei Sassi sosterrà la candidatura a patrimonio mondiale dell'UNESCO dei cammini dei popoli lucani al Sacro Monte di Viggiano. Una approvazione all'unanimità dei presenti, ovvero 26 voti favorevoli. Un passaggio che impegna Sindaco e Giunta di Matera a collaborare con Viggiano al fine di promuovere azioni, progetti, programmi e strategie tesi al buon esito di questo progetto mediante la valorizzazione degli aspetti storici, religiosi, culturali, sociali e
ed etnoantropologici. Il dossier di candidatura è nelle mani dell'architetto Pietro Laureano, colui che già curò con successo l'iscrizione di Matera nelle liste del patrimonio UNESCO proprio 30 anni fa. A sostegno di questa candidatura già la regione Basilicata e molti comuni lucani e della Campania. Ampia la partecipazione di rappresentanti istituzionali, religiosi e delle varie categorie produttive nella sala Pasolini. Ma a che punto è l'iter? Nel pratico certamente la delibera del Consiglio regionale, che pure votò all'unanimità qualche mese fa, questa delibera e altre delibere dei consigli comunali non fanno altro che portare autorevolezza a questa candidatura, quindi alla parte centrale, a Roma, al governo, all'interno della struttura del Ministero dove si decide appunto la lista delle candidature che possono andare poi a quelle che sono del patrimonio dell'UNESCO. Io penso che possa dare un contributo rilevante, quindi i prossimi passaggi, io già a fine luglio sarò di nuovo a Roma proprio per cercare di risolvere, di attenuare, di togliere, di migliorare tutto quello che è il dossier della candidatura, ma certamente più siamo, più, come dire, la candidatura parte dal basso, più è aperta appunto, più coinvolge e più è sicuro il successo. È un'azione importante, una scelta strategica se vogliamo, perché se in Basilicata ci sono più siti UNESCO legati peraltro al culto mariano e quindi al turismo religioso, possiamo giovarne tutti. Matera poi è Civitas Maria, insomma il prossimo anno c'è il decennale, per cui dobbiamo immaginarci dei ponti, delle collaborazioni con questi territori bellissimi. La Vallagri è un territorio bellissimo che ha tante risorse naturali, artistiche, monumentali, se vogliamo anche in contrapposizione con le risorse fossili, ma che possono essere messe a disposizione di un patrimonio bellissimo della Basilicata dove la spiritualità può incidere davvero tanto. E ora il calcio. Dopo 4 anni si dividono le strade del Bari e di Mirko Antenucci. L'esperto attaccante, il cui contratto è scaduto il 30 giugno scorso, ha preferito accettare la proposta della SPAL. Sentiamo perché. Il gol segnato a Cagliari su rigore al 94esimo nella finale di andata dei play-off di Serie B è stato il momento più alto della sua storia in biancorosso. Ma Mirko Antenucci rappresenta molto di più per il Bari. È per questo che il suo addio al Galletto è un momento di svolta profonda sia per lui sia per la città sul fronte calcistico. L'attaccante numero 7, dopo la scadenza del contratto e alcuni giorni di riflessione, ha deciso di mettere un punto e di ripartire da un'altra città che ha rappresentato una pietra miliare della sua carriera, Ferrara. Il prossimo anno Antenucci giocherà infatti nella SPAL in Serie C, per quella che definisce una scelta professionale ma soprattutto di vita. Pensavo di finire la carriera qui a Bari, ma la vita ci sorprende sempre, ha scritto in una lettera aperta alla città. Sono stato molto combattuto, diviso a metà. Una parte del mio cuore mi diceva di rimanere, l'altra di andare. Alla fine ho deciso di lasciare Bari, ma non è stato semplice e di certo non è stata una scelta fatta per soldi. Chi mi conosce lo sa, ho bisogno di sentirmi al centro di un progetto, protagonista, un valore aggiunto per il mio club, anche a 39 anni e sempre nel rispetto di scelte e ruoli. Antenucci a Bari in 4 anni non solo ha vinto un campionato e raggiunto 2 finali play-off, ma con 63 gol realizzati in 141 gare di campionato è diventato il secondo miglior marcatore della storia biancorossa dopo Luigi Bretti degli anni 50. La SSC Bari ha preso atto della decisione del lupo di Roccavivara, che a settembre prossimo compirà 39 anni, con parole d'affetto. Grazie per l'esempio, la dedizione, l'impegno e per aver scritto insieme a noi un capitolo importante della storia biancorossa, si legge. In bocca al lupo Mirko e ricorda che questa sarà per sempre casa tua. Ed era l'ultima notizia del nostro TG, grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di serata.